hanno talvolta fatte con animali difettosi, con Dio nessun animale difettoso, agnello pure senza macchia. Siate santi perché santo è Dio. Siate puri voi che portate i vasi del Signore. Noi siamo un popolo sacerdotale, sì, c'è il celibato per i sacerdoti, ma per tutti noi che siamo sacerdoti, perché tutti partecipiamo al sacerdozio di Cristo, vige sempre il dovere della castità secondo il nostro stato. C'è una verginità consacrata con il voto, i frati, le suore, c'è il celibato come legge della Chiesa per i preti, ma c'è la castità comune, o giovanile, o coniugale, o vedovile, ma è castità conservare pure il proprio corpo secondo le leggi che vigono nella castità giovanile, nella castità coniugale, nella castità vedovile. Nessuno è arbitro del proprio corpo, il nostro corpo è di Cristo e il corpo di Cristo è offerto in sacrificio, è un corpo sacrificale. Ecco perché l'Apostolo ai Romani 12 dice una parola: offrite i vostri corpi come sacrificio grato e profumato a Dio. Dunque il nostro corpo deve essere offerto a Dio come sacrificio gradito a Lui. Ecco il valore sacrificale del corpo e il valore sacrificale della castità. La croce che noi portiamo, il tau segnato su di noi, perché la castità comporta una croce, comporta un tau, comporta una, cioè un sangue che si sparge, comporta un grande sacrificio, crocifissione, come dice l'Apostolo ai Galati. Coloro che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù hanno crocifisso il proprio corpo con tutte le loro passioni. Dunque si tratta di crocifiggere il corpo, perché il corpo è il corpo di Cristo, e offrirlo insieme col corpo di Cristo in soave sacrificio a Dio. C'è ancora un valore, il valore è escatologico. Ricordate che combinarono quei sadducei quando si presentarono a Gesù, leggiamo Matteo 22, si avvicinarono a dissero al Signore: Maestro, ti vogliamo proporre, tu che predichi la resurrezione dei morti, ti vogliamo proporre un fatto, un caso, perché tu lo sciolga se è vero che esiste la resurrezione dei morti. Ecco che un uomo sposò una donna e questa donna sopravvisse all'uomo che sposò. Sposò secondo la legge ebraica il fratello, ma anche questo se lo asciugò. E sposò il terzo e poi il quarto, perché se ne asciugava tutti. E
azzecchiamo. E anche questo te lo asciugo. Finalmente, come Dio vuole, poi anche lei. E allora in cielo, nella resurrezione di morte, dimmi maestro, di chi sarà questa donna? Del primo, del secondo, del terzo, del quarto? Perché un solo marito può avere. E Gesù dice stolti e tardi. Non sapete che nella resurrezione di morte non ci si sposa né ci si marita, ma si è tutti come angeli di Dio? E tutto quello che segue. E allora, noi mantenendoci puri, anticipiamo quello che noi saremo. E la Chiesa pura, che è come segno della seconda fase in cui essa si troverà, quando tutti i tuoi figli saranno come angeli di Dio. In paradiso non ci saranno, meno male, né moglie né marito. Tutti come angeli del Signore. Il marito o la moglie è solo un ricordo delle età passate, ma lì non ci sono né moglie né marito. Tutti come angeli del Signore. E allora ecco il valore escatologico della purezza cristiana, un valore che le altre religioni non riconoscono, ma che noi dobbiamo riconoscere, perché è un valore di evangelizzazione per noi. Noi ci presentiamo con questo valore ed è un valore di conquista del mondo che non crede, non può credere alla purezza e alla castità. Purezza e castità che si possono mantenere soltanto con la grazia del Signore. Lo diceva Gesù, che ci vuole un particolare dono di Dio, una particolare grazia di Dio, che tutti dobbiamo chiedere, come la chiedeva Salomone, per mantenerci puri e casti secondo il nostro stato. Poiché io, dice Salomone, nella tua sapienza, riconoscevo che da me stesso non mi sarei potuto mantenere puro, lo chiesi al Signore, dammi Signore la continenza. Dunque Salomone chiedeva la continenza, la purezza, perché sapeva che da solo non l'avrebbe fatta. Però è un grande valore e per noi oggi è un valore di conquista, è un segno davanti a tutti. E quando noi manchiamo di castità, manchiamo di purezza, ci rendiamo gli altri al vento del mondo, noi togliamo questo segno di riconoscimento e questa prova che Cristo è venuto in questo mondo a portare questo valore, il valore della purezza. Comunque in cielo noi saremo come angeli di Dio, ma quelli i quali hanno conservato una purezza totale avranno un premio particolare, come detto qui bellamente nell'Apocalisse capitolo 14. Poi guardai ed ecco l'agnello rizzo sul monte Sion e insieme 144.000 persone che recavano scritto sulla fronte il suo nome e il nome del Padre suo. Udì una voce che veniva dal cielo come un fragore di grandi acque e come un rimbombo di forte tuono.
La voce che udì era come quella di suonatore di arpa, che si accompagnano con il canto e con la loro cetra e la loro arpa. Essi cantavano un cantico nuovo davanti al trono e davanti ai quattro esseri viventi e ai vegliardi, e nessuno poteva comprendere quel cantico se non i 144.000 i redenti della terra. Questi non si sono contaminati con donne, sono infatti vergini e seguono l'agnello dovunque va. Essi sono stati redenti tra gli uomini come primizie per Dio e per l'agnello. Non fu trovata menzogna o peccato sulla loro bocca, sono senza macchia. E fratelli e sorelle, la bellezza della castità, che nel suo ultimo termine è verginità consacrata, verginità cristica, verginità che ha il profumo di Maria Vergine, che è il profumo del Giglio e che mette sul nostro labbro il cantico nuovo, un cantico che nessuno può cantare e nessuno può comprendere se non quelli che sono vergini come Cristo e come Maria. Dico un discorso difficile oggi, fratelli e sorelle, quello della castità, ma un discorso anche affascinante. Affascinante. Quando Ambrogio, vescovo di Milano, faceva i suoi discorsi e soprattutto ribadiva il valore della verginità, succedeva un fenomeno strano, che le ragazze che andavano a scontare Ambrogio non tornavano più a casa, ma volevano chiudersi e prendere il velo della verginità. Tanto che le madri cristiane, le madri italiane, perché da ogni parte d'Italia andavano a sentire Ambrogio, si misero in allarme e, consultandosi tra di loro, non volevano più mandare le proprie figlie a Milano, perché ci rimanevano, tanto era bello il discorso e persuasivo e penetrante il discorso di Ambrogio. Oggi invece si può parlare di castità quanto si vuole, di verginità quanto si vuole, non si vede nessuno, non si va monaco o monaco nessuno, perché il mondo molto è penetrato in mezzo a noi, perché questo discorso è duro. Diceva Gesù agli apostoli che lo avevano, che erano rimasti con lui dopo il discorso dell'Eucaristia, e tutti lo avevano abbandonato dicendo: questo discorso è duro. Diceva Gesù, trovandosi solo con gli apostoli: ve ne volete andare anche voi? Andatevene pure, ma il discorso è questo. Così anch'io dico a me e a tutti voi: il discorso può essere duro, ma non può essere diverso. Se volete potete andarvene, ma non si cambia una sillaba da quello che è detto nelle scritture. Non si cambia un iota da quello che è uscito dalle labbra di Cristo. Adesso andiamo ad esplicitare, sì, la castità. Ma come dobbiamo coltivare la castità? E perché questa castità? Sì, sono valori, valori astratti. Noi diciamo subito che la castità non tarpa il cuore dell'uomo.